Entrambi inammissibili. Bruno! Entrambi inammissibili. Che meraviglia. Dai. Entrambi inammissibili. Branca. Branca. Sono felice. La Corte di Cassazione ha confermato la sentenza di condanna in appello bis per Vanneschi e Albertoni, due aretini che sono stati condannati nel processo per la morte di Martina Rossi. Cosa avevi detto? Perché la sentenza di appello faceva onore alla verità. È vero, è vero. Erano state parole sue. Martina è morta in conseguenza di un tentativo di stupro. Punto. Martina, giovane studentessa genovese, morì il 3 agosto 2011, precipitando dalla terrazza del sesto piano dell'Hotel Santana a Palma di Maiorca, mentre, stando a quanto sostenuto dall'accusa, cercava di fuggire da un tentativo di stupro che avrebbero messo in atto i due aretini, Alessandro Albertoni e Luca Vanneschi, che sono stati condannati a 3 anni. Non ci deve essere più nessuno che si possa permettere, dica qualcosa, di far del male a una donna e poi di passarla liscia, perché è troppo grossa, troppo grave. Non mi interessa che abbia preso 3 anni, che ne abbia preso 4, 5, 6. L'importante è che tutto il mondo sappia, è col valore di Martina e la pochezza di questa gente che le ha fatto del male. Il suo papà, ecco, adesso è parzialmente, diciamo così, soddisfatto. Sempre più triste, sempre perché lei non c'è, ma abbastanza soddisfatto anche di pensare, ecco, che il nostro paese alla fine riesce, ecco, in una maniera o nell'altra, con la solidarietà di tanta gente, di tutti, ma anche col valore, ecco, di certi magistrati, di certe persone. Io le ho sentite oggi, ecco, queste due ragazze, ecco, il procuratore generale e quella ragazza che c'era vicino. Ecco, io erano due ragazze, ecco, che le avrei abbracciate. La gioia, prima ancora che giuridica, per delle ragioni che abbiamo sempre sostenuto, che i colleghi meglio di me hanno sempre sostenuto, mi riferisco al professor Marzaduri, all'avvocato Savi, che si sono spesi negli ultimi gradi di giudizio egregiamente. La gioia è prima di tutto per questi genitori, perché se non avessero combattuto loro 10 anni durissimi e anche grevi oltremodo, e gratuitamente grevi in taluni casi, sicuramente il risultato non sarebbe venuto. Loro sono i primi che dal primo giorno hanno escluso categoricamente la panzana, perché a questo punto possiamo dire panzana, del suicidio, per non dire altro, e hanno creduto ciò che oggi è verità, indiscutibile, non ulteriormente discutibile, che non potrà mai essere ribaltata da alcunché, che Martina è morta tragicamente in conseguenza di una tentata violenza sessuale talmente pesante, talmente aggressiva questa tentata di violenza da portare una ragazza di 19 anni ad un gesto estremo. Perché io vi invito a provare a focalizzare quello che è per qualsiasi persona, anche per uno scalatore, pensare di scavalcare al sesto piano da un terrazzino all'altro. Telefonino velocemente domani l'ambasciatore a questi genitori, a cui è stato detto che una figlia precipitata in mutande, in slip, si era suicidata dal sesto piano, una ragazza nel fiore della gioventù e vogliosa di vivere. Non si derubricano così gli omicidi, caro, cara Spagna e caro ambasciatore.